Bene, ciao a tutti, io sono sempre Dogame08. Allora, oggi c'è una grandiosissima novità perché, come potete già vedere se abbuzzate l'occhio, dove c'era qua il modellino di Lego che vi avevo fatto vedere per lo speciale dei 20 iscritti mesi fa, Rip. sì, bravo, il mio amico sa già tutto, l'ho raso al suolo, come vedete, difatti qua non c'è più niente che associo il mondo Lego e l'ho anche espanso un po'. Allora, al posto di quello vorrei fare un modellino ferroviario come già ho iniziato a fare. Come vi farà vedere il mio amico, ecco qua. Seguitemi su Instagram, eh. Bravo, seguitelo su Instagram. Nikitech, Bravissimo. mi raccomando, dai. Se dici un'altra volta, se fai un'altra volta pubblicità su di te, ti picchio. Allora, Pubblicità occulta. venendo alle robe serie, vi faccio vedere adesso treno per treno, vagone per vagone, costruzione per costruzione. Allora, iniziamo subito dalle costruzioni. Questa è una chiesa della Faller, una chiesetta di montagna, con il rispettivo campanile e orologio. Qua c'è l'entrata principale e qua c'è l'entrata da dietro. E poi qua c'è il muretto per entrare, per fare l'entrata da dietro. Una chiesa molto bella, fatta in pietra. Ed è della Faller. Poi, sempre della Faller, questo è un kit intero, c'è una casa con finestra di sopra, come vedete, e un'altra finestrella qua. Abbaino. Bravo, qua invece c'è il camino e qua il posto macchina, perché le macchine sono in scala K0 come la casa, quindi sono molto piccole, e qua c'è il posto macchina e qua un'altra entrata per un futuro giardino. Poi un'altra casa è questa che è la mia preferita, è sempre della Faller, con un balconcino rialzato, l'entrata principale con il rispettivo marciapiede in pietra, fallo vedere da vicino, Ora lo zoom, ora lo zoom, ora lo zoom. e anche una rete per delimitare la casa. E questa è la mia casetta preferita perché essendo molto semplice, nella semplicità si possono trovare i particolari. Come ultima casetta, questa. Allora, voi direte già, è una casa brutta, sì, perché la farò come casa abbandonata, come vedete, difatti è un po' tutta rotta, e gli scuri sono un po' messi male, e niente, è tutta bianca perché ha perso colore, quindi ho avuto quest'idea, difatti anche senza finestre. Come con le case abbiamo finito, adesso vi faccio vedere un po'. Se riesco, ok, l'ambiente. Allora, questi sono due alberi uguali, sono alberi da mettere un po' in giro in campagna. Poi passiamo a degli alberi di città, questo può essere un albero che per strada, che si mette in parte ai marciapiedi, e questo invece può essere un albero da giardino, come vedete, molto Super curati. ASMR. Sì, va bene. Questo invece è un pino, perché il Anche questo pino. è ASMR. Sì, bravo. Sì, zitto. Vi spiego perché. Qua farò una montagna e quindi farò anche un piccolo boschetto. Lì. Qua, dove vi metto questo pino, fino a qua c'è anche delimitata la zona, non si vede tanto bene, farò. Poi qua invece ci sono tre alberelli, sono tre pini piccoli, che andranno sempre dalla parte del bosco. Sempre ASMR. E qua, se non stai zitto, ti picchio. Allora, oltre a questo, qua invece c'è un fiore fatto con gli aghi dell'albero di Natale e niente, ne ho altri due tipi. Qua invece, come altra costruzione, c'è una stazione. Adesso C'era. tolgo il nome. Poi, sì, è una stazione molto semplice, ricorda vagamente la struttura della stazione dei treni di Saint-Donat. Come vedete, molto semplice con le porte, serramenti, come vedete qua, gli scuri, camino, grondaie e niente. È una bella stazione. Qua iniziamo con la questione treni, si parte dai più piccoli. Questi qua sono due trenini uguali che Fatalità li ho trovati uguali. E sono a vapore, molto dettagliati. Qua, se vedete le luci e me lo vorreste chiedere, le luci quando vanno i treni non si accendono, però sono sempre trenini molto belli. Poi qua invece
Vieni qua. Qua invece c'è un binario morto, perché ci sono vari scambi. E qua c'è un altro treno merci, che però qua ci verrà un capannone dove si costruiranno i treni. E qua ci sono altri due vagoni con un respingente alla fine. Poi questo qua invece è un vagone che adesso non si vedrà, però la sera, se lo fate andare con il treno, questo vagone si illuminerà, quindi molto bello. Poi qua ho altri due vagoni con un binario morto. Questo è un vagone che trasporta posta e questo qua invece è uno che trasporta olio, come c'è scritto, metano. Qua ho altri due vagoni, anzi altri tre vagoni, che trasporteranno, alcuni saranno vuoti, alcuni tipo questo trasporta massi. Qua anche dei fiorellini, come vedete un altro tipo di fiorellini più piccoli. Ne ho un po'. E poi si passa ai treni più grandi. Questo è un treno molto bello, come vedete c'è scritto FS, il simbolo FS. Purtroppo però quando me l'hanno dato non funzionante, perché sono treni vecchi, praticamente al motore bruciato, ecco.